lavorare presto. Arrivava l'una ed ero ancora a letto. Ricordo che mi alzavo, vestivo, prendevo la borsa con dentro i libri del giorno prima ed uscivo dalla finestra della mia stanza mentre mamma entrava dalla porta. Mamma si fidava di me. Una volta andò al ricevimento dei professori perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. I docenti di agraria erano un omone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultra conservatore. Si terrorizzava solo a guardarlo. Lo avevamo ribattezzato, visto l'abito e lo stile. Kapler! È una brutta persona, le disse. Non studia niente, non viene mai a scuola. E quando viene fa casino, sciopera, contesta, sobilla, stanca. La scuola a suo figlio non serve. A suo figlio serve militare nella legione straniera. Ma non pensi che io sia prevenuto. Ho dato 4 compiti in classe, è stato assente a tutti e 4. Mancavano 3 giorni agli scrutini, gli ho detto. Va bene che la scuola borghese gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello. E allora io sono venuto a scuola al pomeriggio, a 56 anni e quasi alla pensione, per far fare un compito a suo figlio, che ne ha saltati 4 su 4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto, prof, in pagella mi dà 8? La media 8, no? Suo figlio, signora, ha la faccia come il culo! Torna e fa, ragazzo mio, hai qualcosa che non va. Kapler, mamma, mi ha dato 8. Kapler andò in pensione 3 anni dopo quella maturità. Morì nel giro di qualche mese.